In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, ci mettiamo alla tua santa e divina presenza per questa nuova meditazione, desiderosi di ascoltare ancora da te quanto profondamente ci hai amato e quanto hai sofferto per noi. Ti chiediamo umilmente la grazia di poter fare con frutto questa orazione, mettendoci come sempre alla tua presenza e riconoscendosi anzitutto umilmente peccatori. Vieni a invocare il tuo Santo Spirito. Deus meus toto corde penitet me omnium meorum peccatorum et atque detestor, quia peccando non solum penas a te iuste statutas pro meritus sum. Se preserti qui offendi te summum bonum, ac digno ad dignus qui super omni delicatis. Ideo firmi del propono adiuvante grazia tua, decetera me non peccato, con peccandi di occasione proxima sfuggitum. Amen. Beni creato spiritus, mentes tuorum visita, impli superna grazia che tu creasti pectora. Qui dice dis paraclitus donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio, tu se ti formis munere, digitus paterna et extere, turrite promissum patris, sermone di scultura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmat sperpeti, ostem repellas longius pacenque dones protinus, luctore sic te preio vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patrem noscamus atque filium, te putriusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria ac filio quia mortuis, sur exita ac paraclito in saeculorum saecula. Amen. Emitte spiritum tuum et creabuntur, et terra novabis facem terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Bai. Capitolo terzo, ciò che praticò il Figlio di Dio nel suo interno dalla circoncisione durante il tempo delle visite dei pastori. Prosegue la lettura. Amore di Gesù al Padre. Io, sposa mia, vedendo il Padre mio tanto amabile, tanto generoso verso di me e così pronto a concedermi tutto quello che gli domandavo per i miei fratelli, mi consumavo in amore e gratitudine verso di lui ed avrei voluto che tutto il mondo l'avesse riconosciuto come tale, che ognuno avesse ad amare, lodare, glorificare e corrispondere a tanta bontà e tanto amore. Offrivo pertanto molto spesso questo desiderio al Padre mio e lo pregavo di accettarlo in sostituzione di quegli ingrati che non si curano né di conoscerlo né di amarlo. Desideravo di soffrire tutte le pene che mi erano preparate nel tempo della mia passione. Le conoscevo tutte ad una e desideravo che arrivasse presto quel tempo per poter dimostrare al Padre mio l'amore che gli portavo. Non vi è stata alcuna creatura che abbia tanto desiderato di godere quanto io di patire, per dimostrare al mondo tutto l'amore che portavo al Padre. Ho sempre bramato, fin dalla mia infanzia, di fare tutto quello che era a lui gradito. E, poiché voleva la mia morte e passione per il riscatto del genere umano, io la bramai e desiderai dal principio del mio nascere, in tutto il tempo della mia vita, sinché arrivò l'ora da me bramata, perché quella era la volontà del Padre mio. Quanto godeva il Padre di questo mio desiderio e quanto restava soddisfatto. Non è capace la mente umana di intenderlo. Sappiate che in ogni offerta e desiderio che gli esprimevo,
si mostrava verso di me contento e soddisfatto, come se in quel momento avessi patito e fossi morto in adempimento della sua volontà per la salvezza del mondo. Lo pregavo, voglio ricevere questo compiacimento in cambio di quegli ingrati che non sanno patire per suo amore e rifiutano di patire quelle cose che conoscono essere di gusto e volontà del loro creatore. Per tutti questi procuravo di soddisfare il Padre per renderlo placato verso i miei fratelli ingrati, che con tanta mollezza vivono nel mondo e non pensano a soddisfare la volontà del Padre mio. Essa è che la creatura imiti me, suo figlio diletto, in modo particolare nel patire, per poter soddisfare la divina giustizia per i suoi debiti e meritarsi quella gloria che le sta preparata in cielo e che ho acquistata per loro per mezzo della mia dolorosa passione. Amore paterno di San Giuseppe, tenendomi in braccio la diletta madre con grande consolazione dell'anima mia, le feci intendere che doveva privarsi di quella consolazione e le feci vedere in spirito il desiderio che ardeva nel cuore di Giuseppe, suo sposo, di avermi nelle sue braccia. Le feci intendere com'era mia volontà che quel cuore fosse appagato e consolasse quell'anima amante. Si privò subito di quel godimento la mia diletta madre e mi consegnò in braccio a Giuseppe. Entrambi restammo privi di quella consolazione. Godevamo però nel vedere tanto consolata l'anima di Giuseppe. Offrii, sposa mia, al padre la privazione di quel godimento che avevo di stare con la diletta madre e la prontezza con cui sia io che lei ce ne privammo. Lo pregai che si degnasse di accettarlo in soddisfazione di quelle anime che sono tanto attaccate alle consolazioni spirituali che non sanno mai distaccarsene. Quando il padre mio le priva di queste consolazioni per provare il loro amore, queste si lamentano, sono impazienti e non vogliono uniformare il loro volere a quello divino, cosa che molto dispiace al Padre mio, che vuole l'anima distaccata da tutte le cose ed uniformata in tutto al suo volere, in particolare quelle che ha lette per mie spose e seguaci. Restò soddisfatto il padre mio di quell'offerta che gli feci per tutti quelli che in questo avessero mancato. E sono molti. Se ne trovano pochi che sono del tutto distaccati. Lo pregai a voler dare a tutti tanta virtù e tanta grazia affinché potessero essere pronti a rinunciare a tutti i gusti, anche spirituali, ogni volta che a lui piace. Mi compiacque in questo il Padre mio e mi promise di dare a tutti una grazia sufficiente per vivere del tutto distaccati. E infatti lo va praticando. Ma è talmente radicato nel cuore della creatura l'amore di se stessa che questo vince, domina e fa restare estinta quella grazia che il Padre mio le concede con tanto amore. Lo pregai anche di voler infondere nel cuore di tutti i miei fratelli una carità e un amore così grande fra di loro che ognuno sia pronto a privarsi delle proprie soddisfazioni per consolare il prossimo. La madre mia si privò di quel godimento per consolare l'anima di Giuseppe e lo fece non una, ma molte volte. Di questo ancora mi compiacque il padre mio e lo va esercitando con quelle anime che sono disposte a ricevere e mettere in pratica una così bella virtù, come lo poteva vedere dalle vite di molti che hanno rinunciato ai propri gusti e soddisfazioni per consolare il prossimo. Non tutti però mettono in pratica questa virtù, perché troppo amanti della propria soddisfazione, né si curano di consolare il prossimo afflitto e bisognoso se ad essi costa la privazione del loro gusto
e soddisfazione. Questo procede dal poco amore che portano al loro creatore e per conseguenza anche al prossimo. Non che il Padre non conceda a tutti una tale grazia e non ispiri ad ognuno ad esercitare questa virtù, ma dipende dalla creatura che non vuole valersene e vuole vivere più amante di se stessa che del suo prossimo. Invece dovrebbe amarla come se stessa. Anzi, ad imitazione mia, dovrebbe preferirlo ed anteporlo a se stessa. Ricevuto che mi ebbe Giuseppe fra le sue braccia, restò assorto in un mare di gioie pieno di celeste consolazione e arricchito di grazia divina. Mi riconobbe più chiaramente per suo vero Dio e Redentore, come tale di nuovo mi adorò. Versava lacrime di gioia Giuseppe nel vedersi favorito di tanta grazia. Godevo molto, sposa carissima, vedendo quell'anima tanto pura e amante, e come con tanta prontezza e umiltà corrispondeva alle grazie divine. Riconosceva il suo nulla e come il tutto gli veniva energito dalla divina liberalità. Io offrivo quel godimento di Giuseppe al Padre mio, godimento che gli derivava nell'anima per mio mezzo. Lo pregai che segnasse di dare una simile luce ad ogni anima che mi riceve nelle braccia del suo amore per mezzo della grazia divina. In tal modo essa potrà riconoscere le grazie divine e potrà esultare il suo spirito nella visita che riceve dal suo Dio. E il Padre mio riceverà il compiacimento che gli indirizza l'anima fedele che corrisponde alle grazie divine. Gli offrì anche quel gusto e compiacimento che provavo io e pregai che si degnasse di accettarlo a soddisfazione di quelle anime ingrate che non corrispondono alle grazie divine e che per la loro cecità non riconoscono né sono attente alle visite che ricevono dal loro Creatore per mezzo della sua grazia e delle sante ispirazioni. Queste grazie restano soffocate in quelle anime che stanno tutte attente alle cose del mondo. E non riconoscendo queste grazie, non sentono gusto né consolazione di spirito, non ringraziano il loro benefattore e loro stesse restano prive di quel godimento e consolazione, ed il Padre resta privo anch'egli di quel compiacimento che proverebbe se esse gli corrispondessero e fossero fedeli. Laudentur Iesus et Maria. Bene, abbiamo visto questi due nuovi paragrafi molto importanti. Oggi ci portano a riflettere un po' sia sull'amore di Dio che sull'amore del prossimo, fondamentalmente. Qui è commovente anzitutto vedere Gesù come, pur stando in braccio a sua madre, quindi godendo della consolazione e del diletto che da questo gli derivava, proprio in quel momento offre al padre il desiderio di soffrire la passione. E qui dobbiamo fermarci a considerare alcune cose. Primo, quando Gesù dice questa cosa, dice che conosceva tutte e ad una le pene che avrebbe subito. Qui sappiamo che sta a circa 8 giorni di vita. E già questa è una cosa che solo riflettere su questo, se ci fermassimo un po', potremmo fare una meditazione anche soltanto su questo oggi. Cioè, proviamo ad immaginarci, no? Proviamo ad immaginare, cioè, vedete come noi tante volte ci lamentiamo, no? Molte volte ci piacerebbe conoscere il futuro, andiamo in cerca di tante questioni, ma siamo sicuri che conoscere il futuro sia una cosa così bella? Dio il futuro ce l'ha occultato e non dobbiamo andarcelo a raccattare a forza, eh? Cosa che si fa anche, ahimè, con l'occultismo, quando si vanno a forzare certe serrature. Ma siamo sicuri che conoscere il futuro sia sempre una cosa così bella? Cioè, se io dovessi fare una. Avessi, se il Signore avesse in serbo per me una morte molto dolorosa, una morte molto, molto brutta,
come dice il proverbio, occhio non vede, cuore non duole, no? Quando arriverà, beh, arriverà. Però immaginiamo se io sapessi questa cosa da sempre. Tutti i giorni a stare a pensare che questo sarà, e cioè, ma sarebbe un incubo, sarebbe, no? Sarebbe così bello. Ora, Gesù non solo sapeva queste cose, ma le desiderava, offriva il desiderio. E perché? Questo è intesa. Ah, offriva il desiderio perché ci ama così tanto, vuole salvarci. Nì, non è proprio così. Perché lui dice, per poter dimostrare al Padre mio l'amore che gli portavo. Perché la passione, prima che per amore nostro, l'ha sofferta per amore del Padre. E ce lo spiega perché. Dimostrare al mondo tutto l'amore che portavo al Padre. E adesso vedremo in che senso. Addirittura dice, non c'è nessuno che abbia tanto desiderato di godere quanto io ho desiderato di patire. Attenzione perché queste cose poi ci chiameranno in causa e anche in maniera abbastanza sensibile. Qui mi raccomando di fare attenzione per quanto si tratti di cose, umanamente parlando, non divertenti né gradevoli, però è la verità. E quindi, dato che oggi spesso e volentieri si sente l'esatto opposto di questo, il contrario, vorrei permettermi umilmente a suggerire di tapparsi le orecchie. Cosa che oggi dovremmo comprarci certi tappi, tapponi proprio che ti fanno venire le orecchie come una proboscide d'elefante, e toglierli ben poco, ahimè. Dovremmo stare tutto il giorno con le orecchie tappate. Intanto, ecco, faccio qualche facezia, purtroppo magari fosse del tutto gratuita, diciamo facezia fondata in re, direbbero i romani, per attenuare un pochino, come dire, la gravità della meditazione, però tante. E quindi in che senso Gesù faceva questo per amore del Padre? Ah, facilissimo. Ce lo spiega. Cosa voleva il Padre? Cosa voleva il Padre di Gesù? Da lui voleva la mia morte e passione per il riscatto del genere umano. Questo la voleva il padre. Cioè non è stato un incidente. Vabbè, sa, Gesù sarebbe dovuto morire a letto suo a 80 anni. Poi però le cose sono andate diversamente. Vabbè, è morto in questo modo e pazienza. No, no, non funziona così, eh. No, no, non funziona così. Il padre voleva la redenzione del genere umano compiuta esattamente in quel modo. E questo, per favore, ci faccia riflettere un po' seriamente a che cosa è il peccato, a quali sono le sue conseguenze, a quello che è costato. E ci faccia riflettere anche a una cosa, qui, questo va, anche per me tante volte è stato un pochino un punto problematico, perché tutto questo si è reso necessario? A causa del peccato dell'uomo, è certo. Cosa del peccato dell'uomo, però indotto e provocato dal diavolo, perché noi certamente ci mettiamo la nostra volontà e senza di quello non potrebbe fare niente. Però il margine di azione che c'è il nemico di Dio, non è tutto quello che vorrebbe, cioè a noi sembra grande, in realtà è molto poco, ma c'è. E quando si fa un guaio, la giustizia di Dio esige che quel guaio non sia riparato con un colpo di spugna o con un, avete visto quando uno fa tatatà con le mani, hai capito? Fa tatatà, un colpo di mani e dice, vabbè, non fa niente. No, no, come non fa niente? Non funziona così. Quanto godeva il padre di questo mio desiderio e quanto ne stava soddisfatto. Oh, e adesso arriva però il punto dolens. Queste sono, come dire, meditazioni molto quaresimali, però il problema, adesso non voglio guastare la giornata, il problema è che, come ho detto tante volte, che cos'è la vita terrena? È Pasqua o è Quaresima qui sul pianeta Terra, in linea di massima, poi, per carità.
Quaresima, no? Dice, lo pregavo a voler ricevere questo compiacimento, quindi il compiacimento che il padre provava quando Gesù gli offriva il desiderio di non vedo l'ora di patire tutte, sputi in bocca, tutte quante le cose più truci che ha passato. Cioè, io ogni tanto quando mi metto a pensare bene, cioè, a quei tre chiodi che ti strapassano mani e piedi, insomma, molti di noi forse sono infastiditi, cioè, anche da qualche puntura di ago, no? Ci stanno certe visite, a me una volta me lo fece fare un ortopedico terribile, guarda, non mi ricordo come si chiama, emiografia, una cosa del genere, che ti infilano tutti sti aghi e ti danno le scosse elettriche istantanee per vedere se c'hai una complicazione della lombalgia anche alla parte di sotto. Mamma mia, guarda. Fastidiosissimo, per usare un eufemismo. Ma quello è, ma che cosa vuoi che sia quello lì di fronte a, cioè, a nemmeno, ma manco, capite? È zero, no? E però attenzione, lui offre questa cosa in cambio, attenzione, di quegli ingrati che non sanno patire niente per suo amore e rifiutano di patire quelle cose che conoscono essere di gusto e volontà del loro creatore. Già qui è qualcosa, ma non è finito, adesso arriva il bello. Tutti questi, dice, io cercavo di placare il padre perché questi con tanta mollezza vivono nel mondo e non pensano a soddisfare la volontà del padre mio. Qui parla della volontà del padre mio verso di noi. Oh, e quale sarebbe la volontà del padre, no, del padre mio verso di noi? Lo dice Gesù. E ho detto, ripeto, questa sarà una cosa che non piace, ma dobbiamo farcene una ragione. Essa è che la creatura imiti me, suo diletto, in modo particolare nel patire, per poter soddisfare la divina giustizia per i suoi debiti, i miei e i tuoi. Quindi, e meritarsi quella gloria che le sta preparata in cielo. Quindi, rovesciando il discorso, se noi rifugiamo il patire in tutte le sue forme, non lo abbracciamo né in forma involontaria né in forma volontaria, ci ritroveremo, punto, primo, con debiti non pagati alla divina giustizia per quello che abbiamo combinato. Secondo, la gloria del paradiso si merita. Questo oggi sembra una mezza bestemmia, ma perché purtroppo non si fanno più nemmeno le preghiere del mattino e della sera, perché l'atto di speranza dice: mio Dio, spero dalla tua bontà per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna. E attenzione, e le grazie necessarie per meritarla. Con le buone opere che io debbo e voglio fare. Queste cose che sono diventate scandalose, ma un tempo erano, cioè, che tu andavi, cioè, se qualcuno ascolta questa meditazione 100 anni fa, dice: ma sto prete ma che dice? Che parla dell'acqua, che parla dell'acqua fredda, ma cioè, che capito? Parla cioè, che parla dell'ovvio? C'è bisogno che sia fare una meditazione a dire queste cose? Che c'è bisogno di risaltarlo? E sappiamo queste cose qui, sappiamo benissimo. Ci troviamo oggi in tempi così paradossali, ma io questa è una vita che lo vivo. Cioè, che l'ovvio, ma l'ovvio proprio l'ABC, è diventato scandaloso. L'ovvio è diventato scandaloso, cioè proprio l'ABC. Uno c'ha l'ABC e sembra che c'ha la laurea. No, c'ho la terza elementare. Cioè, uno che oggi c'ha la terza elementare nelle cose spirituali. Un tempo la terza elementare e c'ha quattro dottorati di ricerca oggi con la terza elementare. Quattro, mica uno. Io pure vergogno di certe cose.
Perché insomma, ma di che cosa vogliamo parlare? E quando uno ha qualche dubbio, capite che i dubbi si risolvono sempre documentandosi, no? I santi hanno vissuto tutti quanti in questo modo. Specifica poi, se abbiamo un po' di tempo ancora, sì, nella seconda parte, per esempio, c'è un punto importante, che è una delle sofferenze da offrire al Signore. Le consolazioni spirituali. Credo, trattato della vera devozione a Maria Santissima, adesso al volo lo trovo qui, dal PC, proprio nell'atto di consacrazione scritto da San Luigi, c'è proprio scritto: guarda, io non ti chiedo né gusti né consolazioni, nemmeno spirituali. Perché no, vabbè, queste consolazioni materiali, cioè, vabbè, rinunciamo. Ma i gusti nemmeno spirituali. Quindi non le cose, diciamo così, grossolane, no? Ma quelle belle, quindi quelle che ci dà nostro Signore. Allora, noi ce le prendiamo volentieri, no? Tutte quante queste cose. Però non dobbiamo attaccarci a niente. Questo è il problema grosso. Che è proprio l'ABC della vita cristiana. Se una cosa il Signore te la dona, tu gli dici grazie, Signore. L'accogli e la vivi. Ma se il Signore te la toglie, la vicenda di Giobbe, per esempio, nella scrittura, no? C'è quella famosa frase: Deus dedit et Deus abstulit, con la moglie che andava a dire ancora benedice il Signore, guarda come, era come sei ridotto. E quello gli risponde: come una stolta hai parlato, senza nessuna offesa per le donne, era solo la moglie di Giobbe che faceva così, le altre sono tutte buone, speriamo. Dice: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Deus dedit, Deus abstulit. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto, e sia benedetto il nome del Signore. Capite che questa è non solo è santità solida, no? Ma vedete, quando il Padre mio le priva di queste consolazioni per provare il loro amore, ah, Dio ci mette alla prova. Certo che Dio ci mette alla prova. Dio ci mette alla prova. Ma scusate, Abramo non è stato messo alla prova? E solo attraverso la prova di molte tribolazioni, si legge nella lettera agli ebrei, gli divenne l'amico di Dio. Il Signore, quel passo bellissimo del libro del Siracide, prossimo incontro biblico. I giusti, no? Il Signore li ha assaggiati, li ha provati e li ha trovati degni di sé. Ma scusate, ma nel giardino dell'Eden non c'è stata una prova? E la prova non è stata superata. Ma la vita terrena non è una prova? Noi diciamo una salve regina. Non dispezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Non possiamo pregare sempre il pappagallo. Siamo nella prova adesso. Cioè, ci sono degli snodi, dei momenti della nostra vita dove dobbiamo immaginare, in modo misterioso ma vero, che Dio ci dice: adesso vediamo che fa. Come reagisce? Che farà? Lui lo sa quello che faremo. No? Io sto semplificando adesso, non trattiamo Dio come un essere umano, no? Cioè, certo che lui lo sa, ma il problema è che sono gli atti della nostra volontà e le nostre azioni che strutturano la nostra personalità. Cioè, capite? La realtà è un'altra cosa rispetto, come dire, alla conoscenza ipotetica o teorica. Cioè, ecco perché noi dobbiamo stare sempre fermissimamente ancorati alla realtà. Io lo ripeto in continuazione, anche nella valutazione, anche nei discernimenti di quello che dobbiamo fare noi, delle cose che accadono.
La prima cosa da fare, lo dico a me stesso, lo dico, perché me lo devo ricordare anch'io, lo devo fare anch'io, è stare sempre, come dire, piantati sui dati oggettivi, preferibilmente incontrovertibili, però almeno se non fossero incontrovertibili, almeno solidamente fondati, perché se no è la fine. Provare il loro amore, sono i pazienti che non si vogliono uniformare al divino amore. C'è un testo bellissimo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, se sono uno più bello dell'altro, i testi di Sant'Alfonso, eh. Spiritualità proprio autentica, doc, magnifica, meravigliosa, eccetera, 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 no? Si chiama L'uniformità alla volontà di Dio. Quello è un altro best-seller. I santi sono tanti e sono diversi, però le grandi coordinate di pensiero, le linee di spiritualità, di ascetica, sono tutte uguali, sono. Sono tutte uguali. Quanti ordini religiosi ci stanno? Ma perché oggi, ma scusate, ma perché la vita religiosa oggi è in crisi? Ma perché lo stesso sacerdozio è in crisi? Allora, la vita religiosa è in crisi per un motivo molto molto semplice. La vita religiosa è una vita di immolazione, una vita di sacrificio continuo. Chiaro? Cioè, non è quello comune richiesto a tutti, ma è di più. È solo che questo sacrificio tu poi lo devi fare, non deve essere una cosa teorica. E come mai che i preti stanno in crisi? Voi sapete, no, se uno si legge San Tommaso d'Aquino, io mi ricordo, l'ho lessi, infatti non volevo più fare il sacerdote. Perché San Tommaso d'Aquino dice una cosa molto, molto carina, molto, molto simpatica. Dice, i religiosi abbracciano la vita religiosa perché attraverso la penitenza, la mortificazione, la regola, l'esercizio delle virtù, tendono alla perfezione, piano piano si purificano e tendono alla perfezione. Ma invece un prete deve essere già perfetto. Perché deve insegnare la perfezione agli altri. Dico, ah, dico, beh, bellissimo, dico, guarda, che splendore. In teoria, un discorso di questo genere, che tra l'altro mi pare che lui lo fondasse su un pensiero di San Gregorio Magno, adesso potrei sbagliare perché vado a memoria, cioè San Tommaso ha scritto tante quelle robe, insomma, che è un po'. Però, se uno ci pensa, di per sé il discorso è fondato. Perché un prete non può essere un cieco che guida un altro cieco, ma per guidare nella via evangelica sì, ci serve la scienza debita, anzitutto. È fondamentale la scienza debita. Però la scienza debita deve essere accompagnata anche da santità di vita. Quindi, cioè nel senso che tu devi sapere per conoscenza personale quello che tu insegni, per quanto è possibile. Voi immaginate, no? Sì, certamente. Facciamo finta. Un ministro di Dio che non digiuna mai. Mai. Forse abbozza uno straccio. Speriamo che non ci siano, però facciamo un'ipotesi. Non digiuna mai. Ma è chiaro che quello non farà le prediche sul digiuno. Non andrà a dire cercate di digiunare qualche volta. Mi raccomando, osservate questa pratica perché è importante per la nostra santificazione, eccetera, no? Giusto? Perché fare quella predica è, come dire, è andarsi a picconare da soli, è andare a farla a se stessi. Perché se tu non lo fai, giusto? Ecco. È tutto qui. È tutto qui, cioè voi immaginate, no? Il mondo, secondo San Giovanni, se uno ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma siccome voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, ecco che il mondo vi odia.
Ma se, come dire, a livello di scelte generali di vita ecclesiale, sta cosa cambia e dice no, 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 facciamo pace col mondo, lasciamo perdere sempre a fare la guerra, le questioni e andare a dire questi sono peccatori, che si devono convertire e poi questi si arrabbiano e quindi poi ci perseguitano, ci buttano il fango addosso, dico, e siamo sempre in tensione, ma che cosa sono queste cose, queste divisioni? No, cerchiamo un attimo di fare una cosa un po' meglio, quindi cerchiamo di assumere un atteggiamento un pochino più conciliante, un pochino più consolante. E così che succede? Siamo morti noi. Cioè, non si può, cioè, la Chiesa non può ricevere gli applausi dal mondo, a meno che non ci siano, a meno che le persone del mondo non si convertano e entrano nella Chiesa e dopo l'applaudono. Quando sono entrati nella chiesa hanno cominciato a vivere da cristiani, non prima. Cioè, lo scandalo della croce è anche questo. Perché lo scandalo della croce? Perché dicono, ma che sei matto? Perché non devi mangiare? Ma mangiano? Perché la notte non devi dormire? Dormi, no, no, tanta bella dormita, che fai la veglia? Che te vegli? Promessi sposi, che vegli? Dormi, la notte è fatta per dormire. Adesso, non, cioè, voi capite, no? Non è che non si deve dormire o non si deve mangiare, per carità, ma esistono anche dei gesti ascetici che a tempo, momento opportuno, non tutti i giorni, non sempre, non in maniera scriteriata, però offrono a Dio la rinuncia di queste cose perché in spirito di espiazione delle nostre colpe per meritarci un po' di gloria in paradiso. Perché non è la stessa cosa offrirle o non offrirle, non lo è. Bene, chiediamo al Signore, vorrei soltanto un ultimissimo punto, che forse mi sono dilungato un po' troppo, e quando parla dell'amore del prossimo, che è altrettanto raccomandato, ovviamente dopo l'amore di Dio, e dice, molto compiaciuto dell'amore del prossimo, il Signore dice, ma molti però sono un pochino latitanti nell'amore del prossimo, però perché? Non che il Padre mio non conceda a tutti la grazia di amare il prossimo o ispiri ad ognuno di esercitare questa virtù, ma dipende dalla creatura che non vuole valersene e vuol vivere più amante di se stessa che del prossimo. Più sotto dice: non riconoscono, non sono attente alle visite che ricevono dal loro creatore, non corrispondono alle grazie divine, visite che per mezzo della sua grazia e delle sante ispirazioni. Quindi, in altre parole, il Signore gli sta dicendo, attenzione, che quando c'è qualche mancanza, non dobbiamo mai andare a cercare la colpa nell'Altissimo, perché nell'Altissimo la colpa non c'è mai, perché sempre San Tommaso dice, la grazia sufficiente per compiere tutto ciò che è necessario, la propria santificazione, i doveri del proprio stato divina, di vita, noi dobbiamo darla per sicura, certa, indubitabile. Quello che purtroppo difetta quasi sempre è la nostra buona volontà. Mentre ti ringraziamo, Signore, per quello che ci hai donato, un paio di buoni propositi per questa meditazione, poi altri certamente possiamo elaborare nel cuore, sono sicuramente questi. Imparare a, non dico desiderare le pene, però almeno praticare, cominciare a praticare o crescere nella pratica o perfezionarsi nella pratica della mortificazione cristiana, molto semplicemente. Cioè, dico, le pene che si soffrono, che si offrono al Signore a sconto dei nostri peccati e per l'acquisto della gloria eterna. Punto e basta. Molto, molto semplicemente. E poi l'offerta al Signore
e questo è sempre un atto della volontà, della rinuncia a qualunque cosa, anche bella, se fosse gradito a lui, momentaneamente o anche definitivamente, privarcene, non avendo nessuna paura. Entriamo sempre nell'ottica, perché questa è intrinseca alla vita cristiana, e qui noi siamo di passaggio, stiamo qualche anno, ma la vita comincia dopo la morte, non comincia qui. E ci abbiamo poi dinanzi tutta l'eternità, e quello che non facciamo qui non si può fare dopo. In purgatorio non aumenta nemmeno di un millimetro la gloria che uno si è guadagnata qui sulla terra con i meriti. Ci si purifica solo dagli impedimenti che impediscono di accedervi, ma te facessi pure 10.000 anni di croci atroci in purgatorio, non ti va un filo di gloria in più. Questa dottrina certissima, insegnata da tutti i santi e da sempre dalla Chiesa. Perché quello che non hai fatto sulla terra non lo puoi fare più. Dobbiamo pensarci a queste cose e pensarci adesso, quando siamo ancora in tempo, per rettificare o correggere qualunque cosa che non funzionasse. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitate mancille sue, ecceni ex hoc beata me dicent, omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie progenies dimentibus eum. Fecit potentiam in braccio suo, dispersi superbos mente cordis sui. Deposit potentes de sede et exaltavit humiles. Esurientes in plebit ponis et divides dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semineus in saecula. Gloria, Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro nihilis beneficiis tuis qui estrenes in saecula saeculorum. Amen. Deus te tomis suam pacem vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo.